tutta controtendenza, che speriamo, dopo queste elezioni, non si stoppi di colpo. L'altro punto di vista che ho è da appassionato e studioso di beni culturali quale sono. So che quello che sto per dire è banale e scontato, ma il patrimonio culturale cassanese ha una mole ed una continuità storica considerevoli. Infatti, se consideriamo i beni nella loro totalità, partiamo con una datazione del tardo neolitico delle grotte di Sant'Angelo, passando per l'archeologia di Sibari, continuando con il glorioso periodo medievale della diocesi di Cassano, del suo centro storico, non dimenticando Lauropoli e Doria. Come potete notare, non è un caso l'aver citato volutamente ed indistintamente tutte le zone del nostro territorio. Questo perché, per valorizzare le nostre ricchezze sia in campo culturale che in tutti gli altri campi, dobbiamo partire dal concetto base dell'unione del territorio. Mi spiego meglio. Quando un territorio è vasto come il nostro, accade che le sue varie zone siano distanti e distinte tra loro, e si avverte la mancanza di un senso di appartenenza ad un paese unico. Invece noi, con i nostri progetti, vogliamo quantomeno cercare di considerare le varie parti del territorio allo stesso modo, sfruttando le varie risorse dislocate nelle varie zone in modo omogeneo. Per quello che mi riguarda, l'idea cardine che intendo lanciare consiste in un piano ponderato per la valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici, eccetera. Ovviamente si parte dalla forza motrice del territorio, ovvero il turismo. In questo senso, noi intendiamo lanciare il concetto di rete, cioè una serie di percorsi culturali che colleghino ogni parte del nostro territorio ed allo stesso tempo offrire ai visitatori un'ampia scelta di itinerari turistici. Diventa inutile parlare di laghi, marina, campeggi, grotte, terme e altre strutture se non le si considera parte integrante di una rete unica. Naturalmente vanno create delle strutture di accoglienza, ma attenzione, non pretendiamo di partire subito con strutture e progetti colossali, ma basta agire gradualmente per arrivare a grandi risultati, come l'organizzazione della nostra costa, un'organizzazione che sia degna dell'antica Sibaris. E in questa direzione vanno le tante misure messe già in programma, prima fra tutte la rimodulazione della tassa di soggiorno per i turisti. Infatti noi auspichiamo in una sua migliore applicazione e regolamentazione per non colpire troppo il circuito turistico. Oltre alla utilizzazione della risorsa turismo, che attenzione non è solo quello estivo ma anche quello invernale, presente in strutture come le terme sibarite, c'è anche un altro modo per far vivere e condividere i nostri beni culturali, ed è la partecipazione corale delle istituzioni scolastiche. Noi d'inverno potremmo vivere di visite guidate, progetti didattici, laboratori, ad esempio ceramica, pittura, oreficeria, di campi scuola, tutte attività aliene al nostro territorio. Spero tanto di avervi trasmesso l'entusiasmo e le aspettative di un gruppo di giovani che non vogliono abbandonare il loro paese. Abbandonare il proprio paese deve essere una scelta e non un obbligo, è una costrizione dettata dalla mancanza di possibilità. Ringrazio tutti voi per essere stati a sentire quello che avevo da dire e se, come penso, vi ritroverete nelle mie parole, sostenete la bussola e soprattutto il nostro candidato a sindaco Mimmo Lione. Grazie. Grazie a Vincenzo Paladino, adesso lascio la parola a Massimo Arcidiacono.